Ma io penso che la Juventus abbia avuto sempre la convinzione di fare un campionato all'altezza. Questo non è mai mancato. Direi che il problema di fondo è che quando dici scudetto vai a operare su un risultato a lunga scadenza. E per raggiungerlo bisogna fare risultati a breve scadenza. Noi siamo orientati più a fare risultati a breve scadenza. Però risultati sempre al massimo di quello che la Juventus può dare in questo momento. Ci piace di più, almeno nel nostro ambiente, parlare di risultati vicini. La parola scudetto inorgoglisce, non è che faccia paura, cioè, vuol dire che stai facendo bene, se gli altri possono dire questo di te, ci fa molto onore, no? Vuol dire che siamo nel tempo giusto per poter ottenere buoni risultati, anzi, per poter combattere per un risultato importante. La Juventus non ha mai nascosto il combattimento, per l'obiettivo. Però siamo consapevoli che la strada è molto lunga, molto difficile. Ed è per questo che lo conserviamo, no? Dentro di noi. Non lo esterniamo, ma lo conserviamo, insomma. Ma io l'ho visto giocare con Milan, ha fatto un'ottima gara. Ultimamente la Fiorentina gioca buone gare. No, ma la Fiorentina ha anche gli Aici, anche Cerci, anche Santana, anche D'Agostino, giocatori Marchionni, Vargas, che sta fuori per domenica, non ha giocato a Milano, ha giocato nel secondo tempo. Ha giocatori importanti, anche l'altra squadra giovane, per poter aspirare a un buon campionato. Ha avuto delle difficoltà iniziali, adesso mi sembra che una squadra gioca. Solo un gol importante di Ibrahimovic ha fatto sì che. E le parate di Abbiati, non dimentichiamo. Per definire la partita come sono dure sempre, domenicalmente. E quindi faremo una squadra in piena salute, dal mio punto di vista. Mi sembra che Milan stia correndo. Ma sembra una che corre però. Se mettiamo 6 punti da noi e 7 punti, che hanno over dietro la Roma, sono bei punteggi, insomma. Mi sembra che il campionato sia domenicalmente incerto. Sono partite complicate per tutti. È più interessante chiaramente perché non c'è chiaramente un fattore primario che vince sempre quella tutte le domeniche. Però penso che il Milan in questo momento qua, nelle ultime 5-6 gare, ha fatto, a parte contro la Juventus, dove ha fatto anche, sono d'accordo con Allegri, una buona partita, e hanno avuto vittorie importanti che l'hanno proiettata di diritto in questo momento qui in testa della classifica.